Se sarai buona, ti metterò nel mio libro. Diventerai la fatina dai capelli turchini. Ma io non li ho turchini, i miei capelli. Io li ho biondi, osservò la Giovanna. E il sor Carlo, senza scomporsi. Non importa, per me sono turchini. Arrivavano i giornalisti. E ogni giorno succedeva che il postino recapitasse in via della Querciola, numero 10 a Castello, allora nel comune di Sesto Fiorentino, numerose lettere e cartoline indirizzate alla fatina che giungevano da ogni parte d'Italia e del resto del mondo.